in realtà nessuno tranne me sa che lui è morto, perché la gente ha dimenticato quello strano genio oscuro, i cui racconti soprannaturali erano un tempo tanto popolari per gli amanti della fantasy. Non dimenticherò mai, finché vivo, quell'ultima discussione riguardo ai sogni. Li aveva scritti perché gli era stato ordinato di scriverli, sì, ordinato. Edgar Gordon cominciò. Ora so tutto sui miei sogni. Io sono stato scelto tra i primi per essere il Messia, il messaggero della sua parola. Hai letto di lui in quei libri che ti ho mostrato, il demone messaggero viene chiamato. Ma questo è tutto allegorico, lui non è il male, perché il male non esiste. Lui è Achille. Io sono stato chiamato a essere il suo messaggero sulla terra. Non fare quella faccia, non sono matto. Tu l'hai già sentito parlare di lui, di tutto questo. I popoli antichi adoravano delle forze che un tempo si manifestavano fisicamente sulla terra, come l'oscuro che mi ha scelto. Le leggende sono sciocche, naturalmente, non è un distruttore, è solo un'intelligenza superiore che desidera instaurare rapporti mentali con gli uomini in modo da rendere possibile degli scambi tra l'umanità e coloro che sono al di là. L'oscuro mi ha ordinato di scrivere i libri e di distribuirli a quelli che sanno. Quando verrà il tempo adatto ci uniremo e sveleremo alcuni dei segreti del cosmo che gli uomini hanno intuito o sentito solo in sogno. Devo scrivere e dormire molto in questi giorni in modo da apprendere più in fretta. Ricordi che ti ho detto che i miei sogni aumentavano di intensità? Bene, molti mesi fa ho fatto dei sogni completamente diversi, ero al buio. Non il buio normale che tu conosci, ma il buio assoluto che è al di là dello spazio. In quel buio ho visto lui. È uscito dal buio e ha comunicato con me, non attraverso le parole, non ha sembianze umane e la forma che sceglie di assumere è orrenda. Ma una volta che le si è compreso, si capisce che quella forma è allegorica, quanto le leggende che gli uomini ignoranti hanno creato su lui e sugli altri. In qualche modo somiglia alla concezione medievale del demone Asmodeo, tutto nero e peloso, come un muso da cane, occhi verdi, artigli e zanne. Ma io non ero spaventato dal suo aspetto. Vedi, ha assunto quella forma solo perché gli antichi credevano che avesse quelle sembianze. Egli non ha intenzioni cattive. Vorrei poterti ripetere alcune delle cose che mi ha comunicato. Ma quando il giorno che egli ha fissato arriverà, allora tutto il mondo saprà la verità. Fino a quel momento è meglio che stai lontano da me, non posso essere disturbato. E ogni notte le impressioni diventano sempre più forti. Ora dormo 18 ore al giorno perché sono molte le cose che egli desidera dirmi, ma quando il giorno arriverà mi ha promesso che in qualche modo si incarnerà in me. Era sull'orlo della follia, povero uomo, ed era chiaro che in breve sarebbe arrivato a punto di rottura. Ero sinceramente addolorato e profondamente turbato da quella tragedia. Era brutto vederlo così. Eppure il suo racconto era assolutamente coerente. Era conforme ai precedenti resoconti della sua vita onirica. E lo sfondo leggendario era autentico, se bisogna credere al necronomico. Ma tutte quelle assurdità a proposito del giorno, del suo essere Messia, erano folli. Che cosa significava la promessa dell'oscuro di incarnarsi in corpo? La possessione demoniaca è una vecchia credenza accreditata solo nella superstizione. Sì, pensai molto all'intera faccenda e per parecchie settimane condussi delle piccole ricerche per conto mio, rilessi i suoi ultimi libri, scrissi ai vecchi editori di Gordon e studiai perfino alcuni di quei antichi testi sull'occulto. Non ricavai nulla di tangibile da tutto ciò, tranne la convinzione crescente che si dovesse fare qualcosa per salvare Gordon da se stesso. Temevo per la sua salute mentale e sapevo di dover agire rapidamente. Perciò una sera, dopo circa 3 settimane dal nostro ultimo incontro, uscii per recarmi a casa di Gordon. Avevo l'intenzione di supplicarlo, se possibile, di andare via, o almeno di sottoporsi a un esame medico, perché mi mise in tasca il revolver, non saprei dirlo. Con qualche istinto mi avvertì che avrei potuto incontrare una reazione violenta. Ad ogni modo avevo la pistola nella giacca e restringevo il calcio con una mano, mentre attraversavo le stradine buie che conducevano alla sua vecchia dimora in Cedar Street. Era una notte senza luna, il tempo minacciava tempesta. Quella sera era il calendario di marzo, la casa era buia. Bussai più volte ma non ebbi risposta. A una mia spallata, qui la porta dello studio, c'era un uomo che dormiva sul divano accanto alla finestra. Era senza dubbio lui, Edgar. Che cosa stava sognando? Aveva incontrato di nuovo l'oscuro nei suoi sogni, quell'oscuro che gli aveva detto che il giorno stabilito si sarebbe incarnato in Edgar Gordon. Cercai di trovare l'interruttore della luce, ma un fulmine improvviso mi pervenne. Durò solo un secondo, ma fu abbastanza lungo da illuminare tutta la stanza. Le pareti, i mobili, i terribili manoscritti sul tavolo. Poi sparai 3 colpi prima che l'ultimo bagliore di luce svanisse.
Si sentì un solo urlo soprannaturale che fu per fortuna coperto da un nuovo scoppio di tuono. Ma fui io a urlare. Non accesi la luce. Raccolsi solo le carte che erano sul tavolo e corsi via, sotto la pioggia. Sulla via del ritorno sul mio volto le lacrime si mescolavano alla pioggia e rispondevo ad ogni nuovo tuono con un singulto di terrore mortale. Una volta a casa bruciai le carte che avevo portato senza nemmeno leggerle. Quando alla fine qualcuno è entrato a casa di Gordon, non è stato ritrovato nessun corpo. Nient'altro era stato toccato. La polizia ha ritenuto l'assenza delle carte di Gordon come un'indicazione che lui le aveva prese con sé quando era andato via. E sono molto felice che non sia stato trovato nient'altro. Sarei stato felice di mantenere il silenzio sulla faccenda se non fosse per il fatto che Gordon viene ritenuto pazzo. Anche un tempo l'ho ritenuto pazzo, perciò devo parlare. No, Edgar Gordon non era un pazzo, era un genio, un uomo intelligente, ma ha detto la verità nei suoi libri, a proposito degli orrori che sono intorno a noi e tra di noi. Non oso dire che tutto quello che credo sui suoi sogni e sulle sue ultime storie sia vero. Forse è stata solo un'illusione ottica. Spero che lo sia stata. Eppure i suoi vestiti erano lì. Questi ultimi sogni sull'oscuro, che andava il giorno fissato e che si sarebbe incarnato in Gordon. Ora so che cosa significa incarnarsi e tremo nel pensare che cosa sarebbe potuto accadere se non fosse arrivato in quel momento, se ci fosse stato un risveglio. Ringrazio il Dio di essere arrivato in tempo, anche se quel ricordo è un orrore che mi perseguita, che non riesco più a sopportare. Sono stato anche fortunato ad avere la pistola con me, perché quando il fulmine ha illuminato la stanza, ho visto che cosa dormiva sul divano e a quello che ho sparato. È quello che mi ha fatto fuggire urlando sotto la pioggia ed è quello che mi rende certo che Gordon non era pazzo, ma diceva la verità, perché l'incarnazione era avvenuta. Sul divano, vestito con gli abiti di Edgar e in questi Gordon, c'era un demone simile ad Asmodeo, una creatura nera, pelosa, con il muso da cane, occhi verdi e spaventosi artigli e denti.